Oggi mi è venuta voglia di fare una strana sorta di interpretazione. Ho preso della carta di riso, della carta normalissima, alcuna filettata all'interno, l'ho tinta bagnandola nei miei colori, colori vegetali, polveri mescolate con un pizzico di colla vinilica e ne ho fatto dei fogli. Questa è una vecchia cassettiera che poteva essere gettata. Tentiamo di fare art decoupage? Eccoci qua. Amiche e amici, siamo pronti. Ed eccoci col pennello, con la carta tinta e con la mia colla super speciale a iniziare il lavoro. C'è poco da raccontare, c'è solo da incollare, panneggiare e sistemare. Come si fa a preparare questa carta colorata? Semplice, si prende la carta bianca, normalissima carta bianca, carta di un certo tipo, carta di riso in genere, ma si può fare anche con carte molto più povere. Si parte dalla carta bianca, si va per immersione e poi si mette su un graticcio ad asciugare. Andiamo avanti subito con questo leggerissimo tono di verde. Iniziamo a dargli anche qualche bella increspatura, perché poi inizieremo poi a fare delle trasparenze con altri colori. E andiamo avanti così. Una velatura di un bel tono di terra bruciata, marrone. La parte bella è prepararsi i colori, ma l'altra parte è quando è tutto bello asciutto e tutto bello pronto e si va a fare l'opera. Non è facile, ma non è così tanto difficile. L'importante è rubare con gli occhi. Io dico sempre che le cose che si vedono fare, se poi vengono anche spiegate, diventano molto semplici. La creazione è una cosa meravigliosa. Ricordatevi sempre che tutto quello di cui parliamo è importante farlo partire dal nostro intimo, dal nostro interno, perché tutti questi sogni, che diventano poi cose concrete, realizzate, partono tutte da dentro. Io aggiungerei, a questo momento mi ero preparato dell'ottimo azzurro, vedete, questa ormai è asciutta, sono tutte carte asciugate, sono tutte carte che possono essere utilizzate. Tra l'altro in commercio se ne trovano già tinte, senza doversi impazzire, ma se ne trovano già di pronte. Io preferisco prepararmele. Però, tanto per iniziare, si può anche usare della normalissima carta velina, appena appena in tinta e qualche colore nell'inchiostro, e via 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 discorrendo. Io vado a inserire questo blu oltremare, eccetera eccetera. Qui vado a inserire un pezzettino di bianco, quel famoso bianco che abbiamo visto all'inizio. Penso che sposi proprio bene. Lo tagliuzzo in giusta maniera e vado a creare questa trasparenza. Voilà. Amiche ed amici, ricordatevi sempre, tutto nasce dal vostro intimo, dal vostro interiore, quindi non perdete mai la voglia di introspezione, ne parleremo mille mille volte. Direi che questo cosa ne pensate? Direi che questo è proprio perfetto per quest'angolino qui. Saper aver fatto un progetto chiaro nella propria mente, aver selezionato quello che è il pensiero più giusto, è quello che fa andare poi veloci, perché come il mio pensiero esprime, la velocità permette anche di tenere a bada il fotogramma. Il fotogramma è quella porzione, dovete ricavare intanto un altro pezzetto da sistemare qui, trasparenza su trasparenza. La velocità permette anche di selezionare quel singolo fotogramma e non dare spazio al pensiero di, mentre faccio questo, di farmi pensare a altre 1400 cose che sarebbero disastrose, perché mi farebbero venire voglia di fare una cosa, poi un'altra cosa, un altro pensiero ancora su questa stessa opera. Il basamento lo voglio lasciare leggero, sfruttando addirittura quello che è. E a questo punto direi di dare della forza con una
carta imbevuta di scuro, di nero. Nero si può preparare tranquillamente con la cenere nel camino, oppure sbriciolando un carboncino, bagnandolo, mettendolo con un po' di colla, e si riesce a ottenere questa intensità. Direi di andare a dare un po' di forza, come se fossero dei lampi, a questa fiancata. Appena appena partendo dal sopra, eccolo qua, e andiamo a inserire anche questo particolare. Bene, il compito successivo sarà quello di iniziare a fare i cassetti. Io già immagino con una situazione di monocromia, cioè con carte colorate, ma abbastanza semplici, abbastanza monocromatiche, di una tinta solo, non patchwork come questa. Andiamo a vedere cosa succede per i cassetti. Lo so, purtroppo strada facendo le idee vengono, come si dice, la fame viene mangiando. Ok, e allora noi adesso faremo una cosa molto carina. Inseriamo questo tono incredibile di fucsia e non me ne vogliate. Ho cambiato idea strada facendo, quindi è tutto permesso e tutto lecito. Poi alla fine, mal che vada, correggeremo. Che meraviglia, veramente bello questo colore, che ne dite? Amiche ed amici, la creatività è proprio questo. Il mio compito è cercare di parlarne con voi, se non vi annoio. Cercare di far venire voglia di imparare tutta questa serie di piccoli trucchetti, ma soprattutto la voglia di pensare, la voglia di ragionare sopra, la voglia di fare. Qui interrompiamo, come al solito, lasciamo nascere il pomello, lo tiriamo fuori e rimaniamo incollati quasi come mosche alla carta moschicida. Pannetto sempre a portata di mano per tenere le mani ben pulite, perché le mani devono essere asciutte in questo caso e ben pulite, proprio per evitare di rimanere incollati. Mentre faccio questo, mi viene voglia che chiaramente sarà necessario dare un richiamo di questo colore così forte. Io lascio appositamente, io faccio i discorsi uno sopra l'altro, ma non me ne vogliate, così si fa, così si crea, così questi sono la velocità dei pensieri. Dicevo che lascio appositamente degli spazi, delle sbirciature dove si legge il vecchio mobile, perché il vecchio mobile ha la sua dignità, non possiamo ucciderlo completamente. Mi viene voglia però di fare dei richiami, di piccole, eccola qua, un piccolo richiamo di fucsia per non dare questa forza enorme al sotto. Voilà, abbiamo cambiato nel percorso, c'è qualche richiamo e qui daremo poi qualche richiamo di scuro. Vogliamo panneggiare all'inverso, vogliamo raddoppiare la carta così viene ancora più forte e questa ancora ripiegarla su se stessa, guardate che nuanza completamente diversa ha preso questo color fucsia. Qui sopra andiamo a pareggiare un altro pezzettino così viene fuori un altro rimbalzo di colore, colore su colore, tono su tono, una velatura cartacea e non solo pittorica. Bene. Direi che anche questo cassetto potrebbe essere alla sua soluzione. Ma andiamo a mettergli, creiamo subito l'effetto anche di copertura per non dico uniformarlo, ma per dare una continuità cromatica. Che ne dite se lo metto così? Ma sì, dai, vediamo. È tutta sperimentazione, tutta prova. Il problema è che sono prove senza ritorno, nel senso che si va avanti, però poi certe volte, come in questo caso, non si torna più indietro. Quindi consiglio, suggerimento, se dovete fare prove del genere, provate prima su superfici che non sono di grande pregio, per cui potete tranquillamente dire ok, ho sbagliato e torno indietro. La solita asciugatura del pomello, perché sennò rimarrebbe brutto e dopo sarebbe difficile togliergli il collante. Rivisito anche quelli superiori e direi che abbiamo quasi terminato. Una toccatina finale, un verde messo sul fianco sinistro e direi che possiamo dare un'occhiata al nostro lavoro definitivo. E poi trarre e fare un riassunto delle operazioni effettuate. Ok, direi proprio che ci siamo. Voglio dare ancora un cincinino qui di forza e di alleggerimento sul frontale.
raccomando sempre con molta delicatezza, perché la carta è delicatissima, tende a rompersi, soprattutto in questa fase di bagnatura, e voilà, direi che possiamo concludere la nostra operazione. Bene. Bene, abbiamo fatto una bella faticata insieme, Sì, indubbiamente non è stata cosa facile. Voglio ricordarvi che tutto è nato da un'idea, da qualcosa che volevo, che portavo dentro. Ho selezionato il mio pensiero, ho selezionato le necessità, ho cercato di capire cosa volevo fare di questo vecchio mobile, di questo mobile laccato, per cui è anche difficile da trattare. Poi ho detto, uniamo la tecnica della pittura, la carta di riso, carte veline, tinte nei miei colori, verde in questo caso, blu, un pizzico di nero, le terre, ocra chiaro, terra bruciata, ho lasciato asciugare le carte, le ho preparate prima, poi ho iniziato a intervenire sul mobile. Pensiero, quindi, introspezione tantissima, dopodiché tecnica semplicissima, colla mescolata piuttosto lenta con la vinilica, ancora meglio sarebbe colla di pesce, scaglie di pesce sciolte nell'acqua calda, se ne fa un impasto piuttosto debole, è una colla naturalissima, ecologicissima, e poi ho iniziato a tessere queste situazioni, a tessere questi colori sull'opera. Ribadisco, la tecnica serve ad andare veloce, e abbiamo visto che seppur siamo andati molto veloci, abbiamo creato una realizzazione in tempi veramente molto limitati, abbiamo visto che nel percorso, nel fare, la selezione del fotogramma iniziale, il pensiero, il piccolo bozzetto preparato su un foglio di carta, si è perso, perché il piacere e il gusto di scoprire cromatismi diversi ci ha lasciato liberi di interpretare ancora meglio. Questo è il passo successivo: quando si è acquisita la tecnica, quando si è acquisita la introspezione, si riesce anche a fare un mixage fra 3, 4, 5 fotogrammi che ci passano la testa, che vuol dire si fa una miscellana di idee, poi se ne seleziona una, due, tre e si mescolano insieme, una dissolvenza cinematografica di idee. Ok? Ciao ciao, alla prossima amiche ed amici.